Ivan Etniash. Bentornati, ovetti, su Super Mario Maker 2. Nello scorso episodio, Gatto delle Nevi, giusto? Non lo so. In ogni caso, in questo episodio sto scrivendo il primo codice. Allora, episodio numero 145? Serio? Credo? Proviamo intanto il livello Odyssey, Moon Kingdom. Raggiungi la cima della chiesa sul colle lunare e ferma il matrimonio a tutti i costi. Ok, basato ovviamente su Super Mario Odyssey. Yes, sì. È da parecchio che non ci gioco. Dovrei ritirarlo fuori anche per rigiocarci un po'. Ma non adesso, non adesso. Eccoci qua. Questa è la cosa cappellante. E adesso si va avanti verso il negozio del... Sì, è il negozio. Grazie mille, caro. Grazie mille, ok. Ora posso andare avanti. Allora, cosa c'è qui? Oh, attenzione a queste sfere. Potrei provarci. Ok, non c'era assolutamente nulla lì. Fortunatamente abbiamo... funghi gratis, giusto? Sì, grazie. Ricordo che manca gravità. O meglio, c'è poca gravità in questo scenario, quindi stiamo attenti. Ora, attenzione a come facciamo i salti. Mi viene da starnutire e non sapete neanche quanto. Calamaco magico. Ovviamente mi avrebbe colpito, è una cosa standard, ma non importa. Spin jump, avrò fatto bene. Beh, sì, se riesco a prendere questo fiore di fuoco. Nice. Ok, adesso posso un attimo. Posso andare... No. No. Non perderò il fiore di fuoco per colpa di questi cosi, ok? Scendi giù. Perfetto, ok. Ci voleva così tanto a fare un salto ben fatto. Ok. Dobbiamo fermare il matrimonio a tutti i costi, ha detto, eh? Quindi... cerchiamo di stare attenti e soprattutto di non perdere il nostro power up, ok? Magari, non lo so, Luigi così, oh mio Dio Calamaco, Luigi vestito di bianco e magari Mario con il vestito da... non lo so, ok? Seriamente non lo so, ma checkpoint, cosa c'è qua sopra? Non c'è niente qua sopra? Non lo so, so solamente che qui si prosegue. Chissà se c'è un riferimento a... Oh, si torna normali qui, bene. Riferimento a... Ok, non c'è nessun riferimento. Come arrivo là senza... Ah, ok, così. Sboing! Ho failato. Quanta gente c'è morta lì? Ok. Non ricordo molto bene il Moon Kingdom, quindi ora devo stare un po' più attento. Allora, cosa c'è qua? Fiore di fuoco, nice. Adesso, da quello che ho visto, devo praticamente aspettare il momento giusto per saltare sopra il tartosso volante, che dovrebbe spawnare a breve. Mi sa che conviene prenderlo da sotto. Sì, mi conviene assolutamente prenderlo da sotto. Magari quando arriva al picco del suo salto riesco anche a far spawnare l'altro tartosso. Ok, allora... attenzione, lancia pure l'osso. Ok. E adesso si salta per poi saltare un altro po'. Non ti azzardare, coso. Cosa vuoi che io faccia? Niente, a quanto pare. Cosa c'è qui? Un altro fiore di fuoco che non ci serve in realtà. Ok, ci conviene aspettare. Torna su. Bravissimo. Perfetto. Adesso... oh, devo volare. Puoi volare, puoi volare. Ok. Ok, così, per forza. Come si faceva così? Ok. No, 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 no. Martel Koopa. Martel Koopa, detesto i Martel... detesto i Martel Koopa. Non sapete quanto detesto i Martel Koopa. Ok, qua robe decentemente utili, ma stiamo attenti e planiamo per bene qui. Ok. Va tutto bene se vado avanti così. Nice. Spin. Ok. Ora, qua devo salire per forza. Non ho altra scelta.
Non ho altra scelta. Beh, non importa, questo è per resettare, quindi sto attento e pronto a volare via. Come ho fatto? Beh, così vado avanti senza nessun problema, eh? Ah, cosa vorresti farmi tu? Devo correre adesso. Corri! Corri Mario, corri Luigi. Qui! Avrò fatto bene? Spero tanto di sì, perché perché sì, ok, si va. Devo affrontare Bowser? Aspetta un attimo. Ok, vai adesso. Bene. Ok, ora, cosa devo fare? Cosa vuoi? Ma cosa? Eh? Ho bisogno di una chiave, ma non so dove sia la chiave. Huh. Perché non posso andare là? Devo solo sopravvivere oppure... non posso sconfiggere questi cosi? Che ci sia un qualcosa di nascosto. Oh! No! Beh, sono morto! Huh. Ah! Scusatemi, sono uno stupido! Non ho... Oh, devo rifare tutto questo! Yay! Beh, non importa, tanto abbiamo visto come si fa, no? Non so neanche come ho fatto, ma... Ok. Ok, non importa, c'è un fiore di fuoco dopo. Ah, allora, in sintesi, abbiamo visto che c'è una specie di battaglia boss. Non importa, abbiamo la stella. Ok, si va. Dicevo, devo far abbassare il Twomp. Ecco che devo fare. Ho la chiave, perfetto. Vite extra a go-go. È un bellissimo livello questo, lo ammetto. Ok, adesso, se riesco a non perdere troppe cose, dovrei farcela. Uno, due, aspettiamo un attimo perché se no cado sopra la palla di fuoco. Tre. Si comincia, battaglia boss. Ora, Twomp, uno. Twomp, due. Twomp, tre. Sono piccolo. Twomp, quattro. Ok, Twomp, per favore. Cinque, ciao ciao. Battaglia boss superata. E adesso? Oh, roba, grazie. Perfetto, c'è qualcosa qua sopra? Chi lo sa, potrebbe esserci qualcosa qua sopra. Forse no però, quindi non importa. Ora, andiamo nella chiesa e fermiamo il matrimonio. Ma prima, oh, vite extra, nice. Non è che magari c'è un segreto qua sopra? Avrebbe senso? Beh, sì, ma non è qui. Ah, è la campana! Bell'idea, bellissima idea. Ok, si va. Ah, ho fermato il matrimonio, pensavo ci fosse una battaglia boss contro Bowser. A quanto pare no, buon per me, fine livello, è un livello davvero davvero fatto bene, congratulazioni. Gisan, Gaisan, quello, ok, quello. Speedrun in the cave, è una speedrun molto difficile. Ok, buona fortuna. Si va! 2 su 181 hanno superato questo. Oh mio Dio, ho visto quello che c'era nella miniatura. Yikes. Ok, devo stare attento. 3, 2, 1, partenza. Ok, ok, in questo senso è una speedrun. Ergo, devo stare più attento. Fine, ok, 3, 2, 1, si corre. Poi... Ok, non devo fare il salto avvitato per restare in aria. Ok, l'ho fatto di impulso, quindi ora non lo farò più. Ok. Aspetta. Come? Ho premuto il pulsante A. Cosa? Ho premuto il... Ah, ok, devo andare sul coso. Ho premuto il pulsante A per andare avanti. Non mi ha fatto il rimbalzo giusto. Scusi? Scusi? Ho fatto bene il salto io. Ok. Attenzione, Anton, attenzione. Ok. Ok, così. No, ho mancato la stella. C'ero quasi, però, c'ero quasi. Dovevo semplicemente non mancare la stella. Fine, ok. Così, perfetto. No. No, no, fammi andare qua. Perfetto.
Stella ottenuta, ok. Altra stella ottenuta. No, ho fatto un'altra volta lo spin aereo. Devo stare più attento, lo so. Niente spin aereo. Perfetto. Sì, ma non dovevo afferrare la molla. Ok, questa è una cosa che succede in realtà spesso e volentieri. Praticamente, dato che bisogna tenere premuto il pulsante di corsa, perché è una speedrun dopo tutto, se premete il pulsante di corsa ma siete a fianco a un blocco molla, il blocco molla verrà preso. Quindi è una cosa un po' trollosa, ma bisogna stare attenti. Ok, ecco perché dovevo fare così. Spin jump. Spin jump. No, lo sapevo che aveva il paracadute. Io non sono bravo a rimbalzare sui tomp, ma soprattutto perché ho sempre in testa: ehi, magari hanno un paracadute. Ok, ci riprovo un'altra volta per intero e poi sapete già la questione. Ora, questo non mi dovrebbe mandare via. Perfetto, stella ottenuta. Ok, bene. Voilà, perfetto. Saltiamo qua sopra con un bello spin jump. Potrei non fare questa parte in effetti. Ho fatto lo si può andare da sopra, ma non posso andare da sopra, perché altrimenti vorrebbe dire... Scusi, ricomincio. Altrimenti vorrebbe dire: ehi, devi aspettare che se ne vada via la stella, perché altrimenti ti autofreghi. Ok, stiamo attenti. Ci rivediamo direttamente là. Ok. Scusi? Era ghiaccio. Ecco, avete visto la scivolata che ho fatto? Esatto, era ghiaccio. Ergo, con la stella si va ancora più veloci. Mamma mia, ok. Trollato alla grande oggi, eh. Ok, cerchiamo di stare attenti qua. Spin jump. In alto, vai. Ok, ora devo stare giusto un po' più attento qua per fare un salto così. Così. Ancora. Ok, quanti buci stanno? Non lo so, ma so che ho finito. Perfetto, con 9 secondi rimanenti. Ah, perfetto, made it. Dovrei cambiare e togliere Luigi, vero? Sì, lo so, ma non importa. È comunque un ottimo livello, quindi... Sì, dai, perché no? Bella corsa contro il tempo. E andiamo al prossimo livello, dai. Easy... Comunque con la Z, Kaizo, non Kaiso. Almeno credo, comunque Kaizo, dovrebbe essere Z. Easy Troll Level, devo raggiungere la fine con un'auto Koopa? Beh, ok, sì, immaginavo. Però mi aspettavo un po' più di... non lo so. Attenzione, vediamo se indovino, ce n'è un altro qua sopra. Ah, è un altro qua sopra? No, strano, che è successo? Quello è un altro... Ok, va bene, va bene. Vuoi farmi dubitare ogni singola cosa? Allora ci sono tutti blocchi Kaizo. Ergo, bisogna stare attenti sempre. Ok, vediamo se indovino. Blocco Kaizo qua, doppio blocco Kaizo qua. Un altro qua. Un altro qua. Che è successo? Aspetta, blocco Kaizo qua. No. Aspetta, qua c'è un altro blocco Kaizo. Guarda, lo sapevo. Ok, buon per me. Qua ce n'è un altro, lo sapevo. Bene. Si va qui. E poi? Guarda, se ci metti un blocco Kaizo qua è la cosa peggiore che si possa fare nella vita. No, 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 no. Salta. Sì. Ha, ha. Era un easy troll level. Sono sicuro che ho evitato non sapete quanti blocchi Kaizo, ma non importa. Yeah, ce l'ho fatta. Ha, ha, ha. Livello completato. Perfetto. Bel livello. Prossimo. Oh mamma mia. Per Tonks, visto che non ti piace slidare in quel modo, devi... Non ho letto bene, un attimo. Dovrei uscire dal livello per finire la descrizione. Non importa, la leggo dopo. Però a quanto pare... Oh mio Dio. Ok, sono tutti pesci. Ok, solo quello volevo sapere. Adesso che lo so, andrà tutto bene. Vai, ecco. Oh mamma mia, il tempo. Ok, no, 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 guardate. Perché no blocchi Kaizo? Beh, buon per me. Eh? Eh? Ah.
Ops. Ok, vi spiego qual è il mio problema tra virgolette. Non è che odio i troll level, è che odio quando mi forzate a giocare troll level, visto che inviate solo troll level. Io vi prometto che nell'ultimo episodio, quindi vi conviene stare attenti per l'ultimo episodio, se trovo un livello troll, registro il momento in cui seleziono il livello troll e poi esco dal livello senza nemmeno giocarlo. Giuro che lo faccio, ok? Ok, qua abbiamo visto che non c'è niente. Ah, non posso fare... Ah, le spine vi trollano anche quelle perché no... Un attimo, ecco. Eccoci qua. Qualcosa qua sopra c'è? C'è cancellino? Ho fatto bene, ok. Ora, stiamo attenti qua. Ok. Qua. Poi qua. Qua. Ok, wow, che bella meccanica. Evitare queste cose. Altro? Ok, no. Io! Io! Nope. No. Non posso andare avanti. Andiamo qua. Bene. Oh, c'è un fungo. Ok. Perché dovrei stare qua? Pesce, vero? Pesce. Boh. Va bene, a quanto pare è molto più easy fare così, però, quindi a questo punto facciamo così. Si può completare il livello, non è un livello così trolloso. Però dà fastidio, dà molto fastidio. Cosa c'è qua invece? Scusate. Andassi qua. Ok. Ah, salto robe. Ah, non posso andare qua, quindi devo andare qua per poi andare qua. Per poi forse fare... Si può fare? Mi sa di no, perché si allunga di troppo, quindi non devo fare così. Va bene, nessun problema. Ok, sali su, mio caro bel Twomp. Ciao, cancellino. Dove sei? Ecco di qua. Vola. Quindi devo andare su. Ma è impossibile, perché qualunque cosa... Qualunque cosa io faccia... Là c'era un altro blocco Kaizo. Non mi fa andare giù. Ok, mi sa che... Che devo fare un taglio. Ok. Ho preso questo. Può servirmi? Potrebbe essere indispensabile. Però un attimo. Vediamo se ci arrivo. Ok. Ora, se vado qua... Ha ha! Ha ha ha! Perfetto, guarda. Pa! Ok, quindi, so che a quanto pare sto facendo livelli leggermente più corti del solito, video più corti del solito, tuttavia c'è un motivo, e il motivo è... Sono io che registro il video, quindi decido io la lunghezza del video, esatto. In ogni caso sì, sono un po' sgolato. Vabbè. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Super Mario Maker 2, dove userò, cambio adesso il personaggio perché mi va, Todd. Ok, see you next time, baby.